Quali sono le preoccupazioni di un cicloviaggiatore? Generalmente sono, che so, i camion che ti sfrecciano accanto ad alta velocità, la paura di rompere qualche pezzo, di non trovare i pezzi di ricambio, di trovarsi in mezzo a nulla, magari di stare male fisicamente, di non trovare cibo, acqua, insomma, questo genere di cose. In realtà, io devo ammettere che in tutti questi anni di viaggio in generale, la cosa che mi ha fatto più paura fino adesso è la doccia boliviana. Ebbene sì, la doccia boliviana è infima. Ti fa vivere in un limbo tra caldo e freddo, tra vita e morte. E fino a quando non sei uscito, non saprai se ce l'ha fatta tu o se ce l'ha fatta lei. Adesso ve la faccio vedere. Lei è una delle più tipiche. Praticamente è un ingarbuglio di fili montati a cazzo con quel bel segno nero di bruciato sul soffitto. E per ricordarti con quanti volt potresti lasciarci le penne, ecco qua l'interruttore e il pomello per girare l'acqua, che in questo caso hanno anche ricoperto di plastica per ricordarti che quando lo tocchi con le tue manine, potrebbe anche essere l'ultima volta che le usi. Quindi, insomma, anche questa volta sono sopravvissuta, ce l'ho fatta.